Caro popolo degli Emirati Arabi Uniti, Assalamu alaikum, la pace sia con voi. Sono felice di poter visitare tra pochi giorni il vostro paese, terra che cerca di essere un modello di convivenza, di fratellanza umana e di incontro tra diverse civiltà e culture, dove molti trovano un posto sicuro per lavorare e vivere liberamente nel rispetto delle diversità. Mi rallegra incontrare un popolo che vive il presente con lo sguardo rivolto al futuro. Con ragione lo Sheikh Zayed, fondatore degli Emirati Arabi Uniti, di onorata memoria, dichiarava: «La vera ricchezza non risiede solo nelle risorse, materiali, ma la vera ricchezza delle nazioni risiede nelle persone che costruiscono il futuro della loro nazione. La vera ricchezza sono gli uomini». Ringrazio vivamente Sua Altezza, lo Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, che mi ha inviato a partecipare all'incontro interreligioso sul tema della fratellanza umana. E sono grato alle altre autorità degli Emirati Arabi per l'ottima collaborazione, la generosa ospitalità e la fraterna accoglienza offerte nobilmente per realizzare questa visita. Ringrazio l'amico e caro fratello, il grande Imam Al-Azhar, dottore Hamed Al-Tayeb, e quanti hanno collaborato alla preparazione dell'incontro, per il coraggio e la volontà di affermare che la fede in Dio unisce e non divide, avvicina pur nella distinzione, allontana dall'ostilità e dall'avversione. Sono felice di questa occasione offertami dal Signore per scrivere sulla vostra terra una nuova pagina di storia della relazione tra le religioni, confermando che siamo fratelli, pur essendo differenti. Con gioia mi accingo a incontrare e salutare Eyal Zayed Firda Zayed, i figli di Zayed nella casa di Zayed, terra di prosperità e di pace, terra di sole e di armonia, terra di convivenza e di incontro. Grazie tante e ci rivedremo presto e pregate per me.